Sono nel lago di Varano, sul Gargano, al nord della Puglia. Questa terra nacque, o meglio, emerse circa 140 milioni di anni fa. È un luogo poco conosciuto e ve lo presento facendo un viaggio reale ma allo stesso tempo immaginario. Le prime civiltà risalgono al Paleolitico. Sul promontorio vi sono tante necropoli. Ve ne presento alcune. Monte Tabor risale all'età del ferro, IV-V secolo a.C., mentre Monte Pucci è risalente all'età paleocristiana. In questo sito vi è un sentiero che vi guiderà negli ipogei. Le torri di avvistamento, denominati gli Occhi del Gargano, sono collocate su tutta la costa e in totale ne sono 21. Furono costruite per ordine dell'imperatore slavo Ottone I di Sassonia per avvistare gli improvvisi assalti saraceni provenienti dal mare. Infatti, queste hanno volutamente piccole dimensioni, in quanto adibito all'avvistamento e non alla difesa. Questa torre si trova sulle coste del lago di Varano. Da alcune righe lasciateci da Plinio il Vecchio abbiamo potuto dedurre che questo non era un lago, bensì un golfo, ove si narra di una città di nome Urea, la stessa dove attraccò Plinio il Vecchio, oggi sommersa dal lago. Castello normanno svevo aragonese, la cui denominazione deriva dal fatto che il castello è stato costruito sotto l'imperatore Federico II di Svevia, la cui madre era normanna. Successivamente alla dominazione sveva ci fu quella da parte degli aragonesi di Spagna. Federico II nel 1234 aveva dato in dote alla terza moglie Isabella d'Inghilterra Vico e i paesi garganici. Il nucleo più antico del castello si sviluppa sull'asse nord-est-sud-est, chiuso agli angoli da torri quadrate. Il castello di Monte Sant'Angelo sorge a nord-ovest, nella parte più alta del paese, a pochi chilometri dalla Basilica di San Michele Arcangelo. Secondo alcune testimonianze storiche, le prime tracce dell'esistenza di un castello a Monte Sant'Angelo risalirebbero alla prima metà del IX secolo. Fu conquistato da Ruggero di Sicilia e durante le crociate ospitò numerosi cavalieri nobili. Il castello fu abitato per 2 anni da Federico II, che alla sua morte passò al figlio Manfredi. La città di Manfredonia prende il nome dallo stesso Manfredi, figlio di Federico II, che ordinò la costruzione di questo imponente castello. Oggigiorno contiene il Museo Nazionale che ospita la famosa esposizione Eventi del Neolitico. La Riserva Naturale Foresta Umbra è un'area naturale protetta posta all'interno del Parco Nazionale del Gargano. Si estende nella zona centro-orientale del Gargano, a circa 800 metri di altitudine. Il nome Umbra deriva dal latino e significa cupa, ombrosa, come allora e come in parte oggi appare. Solo da questo posto, ovvero dal nord del lago di Varano, si possono vedere 5 paesi. Cagnano, Carpino, Ischitella, Rodi e Peschici. Possiamo vedere piante di salicornia, nel dialetto detti scuffolo. Queste crescono soltanto in prossimità di acque salmastre. Davanti ai nostri occhi possiamo ammirare le particolarissime grotte situate nelle coste del Gargano. Esse oggi rappresentano una delle principali attrazioni turistiche del territorio. La caratteristica principale è la presenza di piccole baie all'interno delle grotte. Le isole Tremiti erano anche dette isole Diomedee, poiché, secondo la leggenda, fu Diomede a crearle. Il valoroso eroe dell'Iliade dapprima creò il subappennino ed il Gargano con enormi blocchi provenienti dalla distrutta rocca di Pergamo. Poi, essendogli rimasti in mano altri ciottoli, li avrebbe lanciati in mare formando le isole Tremiti. Il suo nome attuale deriva dalle frequenti scosse sismiche che si susseguono nel territorio. È la principale attrazione turistica del Gargano, grazie alla varietà di flora e fauna e alle acque cristalline. In questo viaggio abbiamo visto un po' di Gargano e prima di concludere mi chiedo, ma voi dove andate a ballare? Vieni a ballare in casa.